Il primo che andiamo a vedere è costato 12,45 euro. Possiamo definirlo realmente un profumo? Scopriamolo insieme. Sigla. Ragazzi, ben ritrovati sul canale. Io sono Roby. Come sempre all'interno cerchiamo di dare le nostre opinioni, i nostri pareri sul mondo dei profumi. Allora, oggi vi presento il primo profumo dell'ordine che ho fatto di Lattafa su www.casadelprofumo.it. È un profumo all'oud. Come sempre vi lascio in descrizione all'inizio sul video quello che è la piramide olfattiva del profumo. E in particolar modo oggi parliamo di Lattafa Arwak al Oud. Un profumo ovviamente già dal nome dovrebbe darci idea di quello che è l'ispirazione, insomma, all'Oud. Come vi dicevo, costato 12,45 euro. Vi faccio un breve riepilogo di quelle che sono le note nella piramide olfattiva. In apertura abbiamo cannella, noce moscata e legno di agar, centrali rosa e ambra, e il profumo poi chiude con sandalo, vaniglia e sempre legno di agar, in questo caso qui. Allora, procediamo con quello che è l'apertura del profumo. Sono molto curioso perché ovviamente, come vi dicevo in apertura, nella sigla, possiamo veramente definirlo un profumo, qualcosa che addirittura costa sui 12 euro, quindi questo in particolare 12,45 euro. Andiamo un attimo ad analizzare il packaging e la scatola. Scatolina classico cartone, dorata con il rilievo, i simboli di colore nero, scratch and check per l'originalità sul posteriore, QR code con tutte quelle che poi sono gli ingredienti del profumo stesso. E tutto sommato, ecco, dall'esterno direi che assolutamente non mi dispiace. Al suo interno andiamo a visionarlo subito. Questa è la boccetta, boccettina classica in vetro, tappo in plastica. Ecco, così di primo colpo ricorda dei packaging, insomma, abbastanza particolari. Per chi ha un po' più di occhio, senza andare a nominare il marchio, senza voler offendere assolutamente nessuno, insomma, una boccettina che ricorda comunque un noto profumo. Vediamo ora al primo spruzzo come si presenta il profumo. Allora, intanto vediamo l'erogatore. Direi assolutamente discreto erogatore, senza pretendere nulla. Ecco, ricordatevi che stiamo parlando veramente di prodotti di primo prezzo, insomma, classico low cost. Allora, vi dico già che comunque al primo spruzzo, senza indossarlo, sento benissimo il legno di agar. Non l'ho ancora indossato, dietro gli parte, lo segue a ruota una rosa. Provo a indossarlo su di me. Lievissima, ma lievissima nota alcolica. Dopodiché è assolutamente presente sia l'oud che la rosa. Ecco, all'inizio l'unica cosa, la rosa è ben presente, vuole quasi sovrastare il legno. Però il profumo, tutto sommato, così di primo impatto non mi dispiace assolutamente. Lo ritengo un profumo unisex,
molto adatto anche al pubblico femminile. Ora vi chiedo la cortesia di una piccola pausa per voi, per me durerà qualcosina in più perché io ovviamente voglio andare a testare un po' sul medio periodo il profumo. Non andate via, restate lì. Eccomi qua ragazzi, allora, nuovamente sul canale. Sono passate circa 3 ore dall'applicazione del profumo. Le idee sono, le mie sono abbastanza chiare. È sicuramente un profumo dal mio punto di vista che è leggermente più adatto al pubblico femminile. Anche se dal mio punto di vista un uomo può tranquillamente indossarlo senza passare, insomma, per qualcuno che utilizza dei profumi femminili, anche se io non ho assolutamente nulla in contrario a tutto ciò, tant'è che anch'io qualche volta indosso dei profumi prevalentemente femminili. Allora, per quanto riguarda la durata, direi assolutamente ottima. Il profumo ha una sua evoluzione, ha un suo percorso ben preciso. Inizialmente può dare la sensazione di essere un profumo con una rosa dolciastra, quasi acida, però ecco, poi dopo con il tempo il profumo fa uscire quelle che sono delle lievi note di noce moscata, delle lievi note di cannella, delle lievi note ambrate. Scia direi anche qui assolutamente ottima. Ricordatevi sempre che sto parlando di un profumo da 12,45 euro. Quindi quando dico ottima vuol dire che il rapporto qualità-prezzo del profumo dal mio punto di vista è molto 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 valida. Che altro dire di questo profumo? Scia ottima, durata ottima, lo danno come unisex, però ribadisco, secondo me sta molto 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 meglio su un pubblico femminile. Chiude con delle lievi note di sandalo e di vaniglia, ma sono abbastanza, come dire, bilanciate un po' in egual maniera. Tutto sommato mi sento di dire, è un profumo che vale la spesa che è stata fatta. Sicuramente, è un profumo che magari, posso far utilizzare a mia moglie, posso utilizzare anch'io. È un profumo dal mio punto di vista prevalentemente autunnale. Ribadisco, non mi dispiace, anche se chi mi segue da tanto tempo sa che io purtroppo con le note floreali, in particolar modo con la rosa, non vado molto, molto d'accordo. Fermo restando che comunque è un profumo che non mi dispiace. Allora, vi dico onestamente, se cercate qualcosa di specifico con i toni del legno, quindi con l'oud, secondo me si può tranquillamente ipotizzare di passare a un altro prodotto. Il primo che mi viene in mente è questo. Questo qui è la Tafa Amir al Oud. Questo qui ha delle note sul legno che sono veramente ben marcate, ben bilanciate, ottima anche qua la performance. Qui però abbiamo della vaniglia e dello zucchero che comunque rendono il profumo dolce ma non stucchevole. Eventualmente andate a vedere il video che ho fatto di questo profumo. Questo è quanto su questo profumo di Lattafa. Io non ho più nulla da dirvi per questo episodio. Vi chiedo come al solito la cortesia, iscrivetevi, attivate la campanella, gentilmente condividete il video se vi è piaciuto. Io vi saluto e vi aspetto alla prossima. Ciao a tutti da Robin.